giochi che prevedono la vincita di denaro. In primis ci sono le slot machine. C'è una novità da parte della regione che ha ridisegnato le regole, imposto dei limiti e quant'altro. Roberto De Luca, lei è il titolare di una tabaccheria in pieno centro a Cagliari, in Piazza San Benedetto. Lei ha provato a chiedere la possibilità di avere qualche slot? Cioè, ho provato, ma diciamo che non me le danno a causa della distanza, in quanto che ci vogliono almeno 500 metri di distanza tra una chiesa e una scuola. Nel suo E caso, lei è troppo vicino a che struttura? nel mio caso non me le danno perché non ho distanza di poter mettere le macchine, perché abbiamo una chiesa e una scuola in via San Benedetto, una chiesa e una scuola vicino a via Fais, e in più c'ho quella di via Cocorto che è via Questo Lai. nei fatti comporta un guadagno in meno per lei. Sì, mi comporterebbe un guadagno in meno, ma io preferirei non averle le macchinette, Come perché mai? devo stare a bisticciare con i clienti, in quanto il sindaco di Cagliari ha dato una disposizione di orario. E non è possibile, cioè, non è possibile aprire le macchinette alle 9 e chiuderle a mezzogiorno, riaprirle alle 6 e chiuderle alle 11. Io non ne voglio. Anche perché lei la sera chiude e chiude. Ma io chiudo alle 8 e mezza, 9 meno un quarto, però, ma non è quello. Il discorso è che se uno sta giocando e a mezzogiorno tu devi staccare le macchinette e la persona sta vincendo, certamente il cliente si scoccerebbe. Se tu vai a disturbarle e dire guarda, devo staccare le macchinette, allora a questo punto preferisco non avere problemi e lascio le cose come sono. Oltre alle macchinette c'è anche un boom dei gratta e vinci. Sì, quello sì, però un pochino è leggermente calato, ma leggermente, però la gente gioca lo stesso con i gratta e vinci. Per un commerciante, in questo caso per lei, è comunque un problema avere un guadagno in meno visto che non può mettere le slot. Certo, qualsiasi commerciante ha un guadagno in meno e ci sono dei problemi, perché quel guadagno, non dico che guadagni molti soldi, però quel poco che guadagni ti aiuta in base anche alla crisi che abbiamo nel commercio.